Ero consapevole che il pubblico esoverato è sempre molto affettuoso, ma tanto come stasera veramente mi ha meravigliato. È stato questo il saluto finale di Gianfranco Iannuzzo al pubblico che ha riempito il Teatro Comunale Esoverato per assistere a Il padre della sposa, con Barbara De Rossi, Gianfranco Iannuzzo, Martina Di Fonte, regia di Gianluca Guidi, che ha curato anche le musiche. Una serata veramente particolare, divertente, ma che ha anche fatto meditare su quella che è la cosiddetta sindrome del nido, cioè l'agitazione che prende un genitore, in particolare il padre, quando la figlia smette di essere una bambina e decide di volare come una rondine verso la vita. Una serata, dicevamo, divertente, con tante battute che hanno fatto ridere e applaudire a scena aperta, appunto, il numeroso pubblico, ma che ha anche sottolineato l'importanza dell'amore, dei legami saldi, del matrimonio inteso come vita insieme per condividere momenti tristi e momenti belli. Una serata, la quarta, targata sempre da Lele Amoruso e Lino Gerace, oltre che all'amministrazione comunale di Soverato, che rappresenta la metà della stagione teatrale appunto di Soverato. Siamo al giro di boa. Altri quattro spettacoli, ma se saranno altrettanto belli come i primi quattro, veramente ci sarà da gioire e dire che teatro, cultura, libertà, divertimento sono declinati al massimo a Soverato, la perla dello Ionio. Ritorno in questo teatro, credo per la terza o quarta volta, e non lo dico per mettere le mani avanti, ma insomma, ho un ricordo di questo pubblico straordinario. Il teatro è bellissimo, bellissimo perché dal punto di vista nostro dei saltimbanchi, diciamo, è un pubblico che avvolge. Quindi il teatro è fatto in modo che il pubblico lo vedi tutto davanti a te, una specie di anfiteatro all'antica, bellissimo. E ho avuto due o tre occasioni in cui il teatro è stato sempre pieno e con un pubblico affettuosissimo, quindi speriamo che sia così anche questa volta. Ci tengo moltissimo perché la commedia è veramente molto divertente, con degli attori uno più bravo dell'altro. Io faccio il mio dovere, cerco di mettercela tutta, ma avevo veramente un grande desiderio di lavorare con Barbara De Rossi, che non conoscevo se non buongiorno, buonasera, ciao ciao, ospiti nelle trasmissioni. Ma Barbara è una ragazza seria, un'attrice importante, brava, ha seminato bene negli anni, mai una critica fuori posto, mai, insomma, una molto amata dal suo pubblico. E possiamo dire che in fondo fate un po' Spencer Tracy e Liz Taylor? Beh, insomma, sì, fatte le debite differenze di età, sì, insomma, c'è cioè una bella coppia. Adesso ha fatto due nomi stratosferici. Non scherziamo, facciamo quello che possiamo, però attorniati, mi creda, da attori uno più bravo dell'altro, e fanno tutti, non vedono l'ora di venire al teatro per fare lo spettacolo. Lo spettacolo funziona, secondo me, per due motivi diversi. Uno perché l'argomento è anche molto, tutti hanno una figlia oppure ci avranno una figlia che forse crescerà, che forse si sposerà o l'hanno avuta, o hanno avuto una sorella come nel mio caso per esempio, che ho avuto tre sorelle, quindi ho capito qual è stato il problema di mio padre quando l'ha dovuto sposarle, le hanno chiesto di sposare, quindi è un argomento comune a tutte le famiglie. E poi è divertente, è spiritoso, perché sto padre perde la testa, perché non mette nel conto che la figlia se ne può andare con un altro uomo che non sia lui, perché è così, è naturalmente così per i genitori. E quindi questo distacco, questa sindrome del nido vuoto, ha detto qualcuno, sortisce effetti veramente comici, perché è uno che, cioè, è un dentista, un professionista serio, apprezzatissimo, però di fronte a questa cosa perde la testa, perde la testa. Allora, un'ultima battuta. Lei ha detto una cosa bellissima nella conferenza stampa di presentazione al Manzoni. Gianluca Guidi è più giovane di me, però ci ha insegnato tante cose. Quindi quando Sì, si è bravi, come lei e lo come Gianluca confermo. Guidi, non significa niente l'età. Lo confermo. Gianluca Guidi intanto ama gli attori, quindi li sa tirar fuori da ciascuno degli attori le caratteristiche più salienti, più sa valorizzare. Poi conosce il mestiere del regista, quindi conosce anche tecnicamente le cose da dire al datore luci, al fonico, e ha fatto una regia bellissima, ha curato le musiche dello spettacolo, è proprio un artista a tutto tondo, è stato molto generoso con noi, e quindi credo che anche quella sia stata una bella mano d'aiuto al successo di questo spettacolo. Un'attrice eccezionale, una signora del teatro italiano con un curriculum che volevo imparare a memoria, ma non ci sono riuscito. Ci parla di questo padre della sposa, perché lei come madre fa un'opera importante. E allora diciamo che il ruolo di Michelle è quello di contenere Giovanni ed è quello di
ammorbidire e cercare, insomma, di aiutare questa figlia che si vuole sposare con un padre che in realtà soffre della sindrome del nido vuoto, no? Nel senso che è talmente innamorato della figlia che l'idea di darla in sposa impazzisce. Vabbè, questo è un classico della commedia e il personaggio di Michelle è veramente molto divertente. In realtà lo sono un po' tutti in questa commedia perché il regista Gianluca Guidi ha fatto veramente un lavoro enorme sulla comicità. Abbiamo lavorato tantissimo su questi aspetti. È un'attrice importante in un teatro bellissimo, ma di una piccola città, però l'emozione è sempre la stessa. Ma il teatro ha il dovere di arrivare dappertutto. La bellezza del teatro è proprio questa. È quella di, e ogni paese e ogni posto dovrebbe averne uno, perché le persone non possono pensare di non vedere mai, magari mai nella vita dal vivo un attore che amano, o una commedia, o la prosa, o quello che è tutto lo spettacolo dal vivo. Credo che sia la bellezza proprio del fatto che il teatro raggiunge e arriva ovunque. Ed è il motivo per cui oggi al supermercato, dal barbiere e anche in banca mi chiedevano: ma tu stasera vedrai Barbara De Rossi? Mi fa molto piacere. Beh, io ho un bel ricordo di Soverato. Io ho girato qui un film quando avevo 26 anni. Era un film. 2 anni fa. Grazie, la ringrazio. Ero una ragazza e rimasi qua 1 mese e mezzo, quasi 2 mesi girammo qua. E Lele Amoruso stava dicendo che per questo quarto appuntamento sono stati aggiunti anche dei posti, perché Iannuzzo, De Rossi e tutto lo staff del padre della sposa veramente attira moltissimo. Quarto appuntamento, sempre il solito sold out. Sold out, quindi poker, come il Catanzaro di qualche giorno fa, che alla Ceravolo ha fatto 4-1 agli Irpini, all'Avellino, e quindi anche noi abbiamo fatto per la quarta serata un sold out. Ben venga, perché siamo veramente felici e orgogliosi, e questa stagione sta rispondendo alla grande, ci dà da ben sperare. E quindi per una nuova programmazione importante per la nostra città. E dal teatro Manzoni alla bomboniera del teatro comunale di Soverato, significa veramente che gli attori importanti ormai conoscono Soverato. Conoscono Soverato e ritornano. Prendiamo Barbara De Rossi che torna dopo tantissimi anni, dopo aver girato anche un film qui a Soverato, quindi una gioia ancora maggiore. Ci sono spettacoli veramente di una grande caratura. Abbiamo lavorato molto su questo con l'Ufficio Cultura e ci stiamo già lavorando per quella che è la prossima stagione. Cultura è un momento anche di aggregazione, di condivisione sociale, quindi teatro significa veramente tanto. Il teatro è un abbraccio proprio con la cultura, e questo è il presidio della cultura della nostra città, e vederlo pieno in ogni ordine di posto con un pubblico veramente variegato, anche giovanissimi che cominciano ad avvicinarsi a questa bellissima realtà, a noi fa piacere e ci dà da ben sperare, come ho detto prima, sul lavoro che dobbiamo approntare poi per la futura stagione. Roberto Maria Iannone,
ci conosciamo già, non la prendete, vi prego, signore e signori, come una captazio benevolenza, perché tanto il vostro affetto ce l'avete già dimostrato. Avevo detto a questi miei colleghi che adoro, che con un pizzico di fortuna qui a Soverato, e in questo teatro in particolare, con un pizzico di fortuna, ripeto, avremmo trovato un pubblico affettuoso. Però a così affettuoso non c'è.